Nella città di Höfn, sulla costa sudorientale dell'Islanda, si torna gradualmente a respirare. Per giorni agli abitanti di questo borgo di pescatori è stato raccomandato di restare il più possibile in casa perché la presenza di anidride solforosa nell'aria aveva raggiunto livelli preoccupanti. Colpa delle emissioni del cratere vulcanico di Holuraun. I sintomi sono a carico dell'alto apparato respiratorio, spiega una dottoressa. Si avverte un bruciore nella gola, nel naso e negli occhi, un gusto cattivo in bocca. In alcuni casi i disturbi possono riguardare anche la trachea. Per molti questa è una zona disastrata, pensano che non valga la pena lamentarsi e cercano di mettersi al riparo come possono. Sebbene i livelli di biossido di zolfo si siano abbassati, l'attenzione resta alta. Dall'inizio dell'eruzione del Bardarbunga, le aree abitate considerate più a rischio sono state evacuate. Evitati finora gravi disagi al traffico aereo in Europa, come era avvenuto invece nel 2010.